Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Io sono Annalisa ed oggi il progetto creativo ci vedrà realizzare questo bellissimo scaldacollo lavorato con i ferri dritti. Nel nostro canale troverete lo stesso progetto, ma realizzato con i ferri circolari. Mi era stato chiesto da una nostra cara amica di realizzare lo stesso progetto, ma con i ferri dritti, e l'ho voluto replicare. Fatemi sapere nei commenti se vi va di realizzare insieme anche il cappellino, così lo abbiniamo a questo bellissimo scaldacollo. Ho una fascia per capelli, quindi scrivetemi nei commenti cosa vi piacerebbe realizzare in abbinata, se un cappellino o una fascia per capelli. Quindi vediamo chi dal sondaggio appena lanciato chi avrà la meglio. Cosa dirvi? Procuratevi i ferri numero 10, il magnifico filato Merino Aran che trovate all'interno del nostro canale www.handmade.it e con un solo gomitolo riuscirete a lavorare uno scaldacollo del largo circa 50 cm a pannello aperto e 23 di altezza, quindi un signore scaldacollo. È una misura che è adattabile anche agli uomini perché, guardate, è abbastanza alto come scaldacollo, quindi veramente lo può indossare anche un uomo. Cosa dirvi di più ora? Prepariamo gli occorrenti ed iniziamo insieme questo nuovo progetto creativo. Passo passo vi sarà spiegato tutto. Quindi ora iniziamo il lavoro. Grazie per l'attenzione. Allora, oggi andremo a lavorare con i nostri amati ferri, quindi ferri dritti numero 10. Il filato è il Big Merino della casa Katia, quindi abbiamo un 100 grammi per 80 metri, guardate com'è bello grosso, e in pratica lavoreremo un progetto facile facile per chi ama lavorare con i ferri dritti, ma lo stesso è replicabile con i ferri circolari. Io andrò a caricare 50 punti che corrispondono alla circonferenza della mia testa, quindi fate sempre un campioncino, vedete quanti centimetri sviluppa, poiché essendo uno scaldacollo dovrà passare attraverso la testa e vi occorrerà capire quindi 10 centimetri a quanti centimetri corrispondono. Per me 50 punti sono sufficienti, quindi ora andiamo a caricare i nostri punti. Io faccio questo tipo di movimento perché ogni giro corrisponde a 10 punti, 4 e 5. Olè. Poi il mio solito cappietto, quindi facciamo il cappietto come lo lavoriamo solitamente, prendiamo il nostro ferro e facciamo passare il filo. Poi asolina e faccio passare il filo e siamo a 2. Asolina e faccio passare il filo e siamo a 3. Fatelo in modo morbido questo lavoro perché dopo dovremo andare a lavorare i punti, quindi non tenete troppo tesa i punti di base perché dopo sennò altrimenti avrete un po' di difficoltà nel prenderli. Soprattutto chi è principiante tende a tirare tanto questo tipo di punto. Quindi ora caricate quanti punti vi occorrono, nel mio caso ne saranno 50 e ci vediamo quindi tra poco. Quindi asolina e via. Vedete? 1, 2, diventa questo nodino. Vedete? E via. Ora caricate i punti, ci vediamo tra poco. Allora, vedete, io ho caricato i miei 50 punti sul ferro. Ora giriamo il lavoro e andiamo a lavorare come segue. Allora, vedete, io ho caricato i miei 50 punti, ho il nodino che mi guarda di qua, quindi il filo era sulla sinistra. Ora giro il lavoro e inizia la mia lavorazione. Ora andrò a lavorare il mio primo ferro a dritto, quindi punto il ferro qui, vedete, e faccio passare il filo, secondo punto a dritto, e tutta la lavorazione ora sarà così come la vedete. Stiamo lavorando questo progetto proprio perché mi è stato chiesto di replicare lo stesso progetto che abbiamo sul nostro canale lavorato con i ferri circolari, ma lavorato a pannello aperto per chi sa lavorare con i ferri tradizionali, quindi perché no, si può replicare tranquillamente e lo faccio con grande piacere. Quindi ora lavorate tutto il primo ferro a dritto, come sto lavorando io. Quindi ricordatevi, punto il ferro, vedete, faccio passare il filo e lavoro e cade la maglia. Quindi ripetiamo.
Questi sono lavori di allenamento che chi anche inizia a lavorare ora con i ferri può realizzare già un progetto. Vedete, punto il ferro qui. Vedete? Passa il filo dietro e lavoro il punto. Punto il ferro qui, passa il filo dietro e lavoro il punto. Punto. E questa è la maglia a dritto. Stiamo lavorando a maglia dritta. Ora continuate, ci vediamo tra poco. Vedete, ho lavorato tutto il ferro a dritto. Ora, secondo ferro, giro il mio lavoro, poiché il bordo sottostante io lo voglio a legaccio, perché l'alternanza dei punti sarà il legaccio e poi la maglia rasata, anche il secondo ferro sarà lavorato a dritto. Quindi qui dove vedete il nodino che chiama il rovescio, in pratica noi andremo sempre a lavorare ancora a dritto e siamo sul ferro del rovescio. Quindi primo punto a dritto, secondo punto a dritto, terzo punto a dritto, ora tutti i punti saranno lavorati a dritto e creeranno così quel motivo a legaccio e siamo a secondo ferro. Ora continuate anche il secondo ferro a dritto e ci vediamo tra poco. Vedete? Completato anche il secondo ferro a dritto, giro il lavoro, ora sono sul dritto della lavorazione e qui vado a rilavorare il tutto a dritto. Vedete, il punto chiamerebbe il rovescio, ma io questo anche terzo ferro sarà lavorato a dritto. Quindi punto e lavoro, punto e lavoro. Vedete? Ora continuate anche il terzo ferro lavorato come segue a dritto. Ora lavorato anche il terzo ferro a dritto, vedete come si presenta la lavorazione con il nodino davanti, vedete? Il quarto ferro ora sarà lavorato al rovescio perché ora iniziamo la sequenza della maglia rasata, quindi punto, vedete il ferro, prima lo puntavamo che guardava verso il basso da dietro e ora sul davanti punto il ferro, prendo il filo, lo faccio passare da sopra e lavoro il punto al rovescio, 1, 2 e così sarà lavorato tutto questo ferro, quindi il quarto ferro è tutto al rovescio. Perché ora dobbiamo far sviluppare la maglia rasata. Quindi andate avanti con il quarto ferro tutto al rovescio. Completato il quarto ferro al rovescio, giro il lavoro, vedete? E compare la maglia rasata. Quindi quinto ferro, maglia rasata, quindi maglia a dritto. Quindi il quinto ferro, la maglia la chiama a dritto e noi la andiamo a lavorare a dritto. Quindi dritto. Dritto, così abbiamo la maglia rasata e siamo al quinto ferro. Ora continuate anche il quinto ferro e poi lavoriamo insieme il prossimo. Ecco qua, vedete? Al centro abbiamo la maglia rasata. Diciamo che con questo quinto ferro abbiamo chiuso il primo blocco, ok? Dove abbiamo la maglia rasata. Perché vi dico questo? Perché ora si riparte con il punto legaccio, quindi sarà legaccio, legaccio, quindi dritto, dritto. E poi ripeteremo di nuovo il punto. Vi faccio vedere come. Allora, primo ferro. Dovremo lavorare il rovescio, ma in realtà lavoriamo il dritto perché creiamo il punto legaccio. Quindi 1, 2, 3. Vedete? Continuate quindi a lavorare tutto questo ferro che sarebbe il sesto a dritto. Lavorate tutto il ferro a dritto. Lavorato il sesto ferro, che poi sarebbe il primo della sequenza, a dritto, perché siamo sul rovescio e stiamo lavorando il dritto. Ora giro il lavoro in avanti e lavoro il secondo ferro a dritto. Ok? Quindi anche questo è a dritto.
pratica ogni 3, quindi il prossimo sarà lavorato al rovescio, poiché così riprenderà il punto al legaccio, poi farete un rovescio e un dritto perché la maglia è rasata e poi ripetete di nuovo la sequenza. Quindi rovescio, dritto, ora siamo sul dritto, quindi il secondo ferro a dritto, lavoratelo tutto e ci vediamo tra poco. Allora, lavorato anche il secondo ferro a dritto, giro il mio lavoro e ora il terzo sarà lavorato al rovescio, così dall'altro lato mi spunta la maglia rasata. Quindi questo è al rovescio, siamo al terzo, quindi sarebbe l'ottavo giro, terzo ferro a rovescio. Quindi terzo a rovescio. Okay, quindi lavoro il terzo ferro così come lo chiama al rovescio. Continuate e ci vediamo dopo al quarto ferro. Completato anche il terzo ferro al rovescio, giro il mio lavoro, vedete c'è la maglia rasata da quest'altro lato e ora ricomincia la sequenza. Quindi lavorerò dritto, poi dritto, secondo ferro dritto. Dritto, quando ritorno sul rovescio lavoro il rovescio, quindi il terzo sarà il rovescio e poi riparte dritto, dritto, dritto e poi rovescio. Ok? Quindi la sequenza è questa. Primo ferro a dritto, secondo ferro a dritto, terzo ferro a dritto e quarto a rovescio. Quando facciamo ovviamente il rovescio è come se resettassimo il tutto. Ok? E nasce di nuovo il legaccio, quindi primo ferro a dritto di nuovo. Quindi se quarto ferro, no? Primo ferro a dritto. Si ripete ogni 3 in pratica, dritto, dritto, lavorate tutto il ferro a dritto e ci vediamo tra poco. Il terzo ferro a dritto è completato, ora siamo sulla parte a rovescio e ora qui il quarto sarà lavorato a rovescio. Quindi ricordatevi che la sequenza è sempre questa, 3 dritti e un rovescio. E poi si riparte di nuovo con i 3 dritti e un rovescio. Quindi ora è il rovescio. Vedete? Quindi completate anche questo giro e andate avanti, poi ci vediamo al lavoro un po' più avanzato. Allora anche il secondo ferro a dritto è completato, giro il lavoro, vedete sono sulla parte dritta della lavorazione, terzo ferro a dritto. Quindi ripeto da qua, dritto. Dritto, dritto, continuate a lavorare tutto il ferro e ci vediamo ora che arriviamo sul rovescio. Quindi primo ferro dopo il rovescio a dritto fatto. In pratica io inizio a contare dopo il ferro a rovescio per farvi capire. Primo ferro a dritto fatto, questo è il secondo ferro a dritto e poi farò il terzo ferro a dritto. Il quarto sarà poi al rovescio, quindi secondo ferro a dritto. Vedete, siamo sul rovescio del lavoro e noi lavoriamo a dritto, così nasce il nodino in avanti. Uno e due. Lavorate anche questo ferro a dritto e ci vediamo al prossimo.
Allora, io sono giunta ora all'ultimo ferro e in pratica l'ultimo mio ferro sarà lavorato proprio per chiudere le maglie e ho un'altezza, vi dico anche, ho ancora qui il ferro inserito, vedete, di circa 23 centimetri ed è più che sufficiente. Quindi sono sulla parte dritta del mio lavoro, vi faccio vedere anche quanti gruppi ho lavorato, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e questo era l'ottavo gruppo iniziato, quindi sono qua, vedete, sulla parte ora dritta del mio lavoro, ho lavorato già il primo punto, lavoro anche il secondo punto, vedete, sono qui, primo punto lavorato, lavoro il secondo punto. E cosa faccio ora? Per chiudere passo il punto di dietro su quello davanti, quindi inserisco qui il ferro e a cavallo. Ancora lavoro il punto, prendo il punto di dietro e a cavallo. Lavoro il punto di dietro e a cavallo. In pratica io ho lavorato fino a quando non ho quasi finito tutto il gomitolo, quindi è veramente uno scaldacollo pari ad un gomitolo in questo caso. Quindi ora continuate a lavorare la maglia e accavallate fino a quando non arriverete all'ultimo punto, poi andremo a cucire le due estremità insieme. E voilà, vedete, una volta che andate a chiudere, guardate sopra come viene rifinito bene, si presenta la V del punto sulla parte superiore. Ora, io continuerò per tutti i punti che ho sul ferro a chiudere la mia lavorazione e ci vediamo quindi tra poco. Allora, eccomi qua, vedete, ho l'ultimo punto ancora sul ferro, tiro il tappetto, faccio passare la codina, che è veramente l'ultima parte, in questo caso del mio gomitolo, e tiro, così ho stretto il nodo. Ora vi dico anche quanto è largo il tutto. Quindi siamo a circa 50 centimetri, perfetto, comunque il lavoro bello elastico. Ora cosa faccio? Vado ad allineare le due parti, vedete sono sulla parte a rovescio della mia lavorazione e posso prendere la codina d'inizio che ne avevo lasciato un pochino in più, oppure quella di fine e vado a chiudere le due parti, le vado semplicemente a cucire. Allora, semplicemente con il nostro aghetto da lana allineiamo le due parti. Quindi, quando andate a cucire, fate attenzione sempre che questo righino qua corrisponde a questo, in modo che le due linee, quelle del punto legaccio, sono belle allineate. Passo il filo e ora non farò altro che cucire da destra verso sinistra il mio lavoro. Ricordatevi sempre di guardare ogni tanto la parte a dritto, okay? Così vi rendete conto se state prendendo bene la parte del punto a legaccio. Così facendo, anche quando poi andremo a girare la lavorazione, la linea non sembrerà sfalsata. Vedete? Io lo riguardo e so che questo e questo devono andare vicino e me le allineo. Tutto questo ovviamente perché abbiamo lavorato con i ferri dritti, vi ricordo che nel canale trovate lo stesso scaldacollo lavorato con i ferri circolari e sapete che con i ferri circolari non abbiamo il problema di dover cucire in quanto lavoriamo in tondo. Quindi ora andiamo a cucire tutto fino alla fine. Vedete? Io guardo sempre, questo stava con questo sta con questo e via. E ora continuo. Vedete? Fino alla fine.
Uno e due. Poi alla fine dovremo semplicemente andare a nascondere le codine di inizio e fine lavorazione. Il lavoro poi così sarà completato. Ho lavorato l'ultimo punto. Qui ho la codina d'inizio con quella di fine che stavo cucendo in laterale. Faccio qualche nodino e poi dopo vado a nascondere entrambe all'interno della lavorazione. L'eccesso ovviamente l'andrò a tagliare. Ok? Voilà. Quindi, vedete, me la porto qua all'interno. Questa è una. Poi dopo taglio quello che è di più. E questa è la seconda. Ok, e ora questi li andiamo a tagliare, che sono gli eccessi, e poi giriamo la nostra lavorazione. E voilà, qui è dove abbiamo cucito, vedete? Vedete se cuciamo bello allineato, il punto viene bello allineato. E questa invece è la parte a dritto del nostro lavoro. Ora, se volete decorarlo, mettete qualche bottoncino, pure è carino, però guardate come si presenta bene, è una bella idea regalo. O semplicemente per voi che avete bisogno, insomma, di un cappuccio, uno scaldacollo bello caldo. Vi faccio rivedere le misure. Quindi, cosa dirvi di più? Fatemi sapere nei commenti se allo stesso modo volete lavorare insieme a me un bel cappello abbinato. Perché no, io lo farei. Spero che questo tutorial vi sia gradito, molto semplice da realizzare anche per chi ha le prime armi. E come sempre, Dina, vi ringraziamo per l'attenzione. Cliccate sul nostro sito www.indianmade.it per acquistare questi magnifici filati e ci vediamo presto per un prossimo progetto creativo. Grazie per l'attenzione.